Allora, buongiorno a tutti, sono Carlo Sensi, Digital Project Manager di TBVA Italia. Dunque, parlando dei cinque sensi nella comunicazione, beh, diciamo che il grosso della comunicazione, o buona parte della comunicazione, viaggia principalmente su udito e vista, storicamente. Introdurre altri sensi come appunto l'olfatto, o il tatto, il gusto, diventa non sempre tanto facile, sia sui mezzi tradizionali, perché se pensiamo a televisione, radio, TV, cinema, stampa, e sia anche e soprattutto sul digital, dove abbiamo principalmente, sì, abbiamo il tatto, ma giusto per i touchscreen, ma non è una vera sensazione, diciamo, sensoriale rispetto al prodotto, è semplicemente un modo di fruire. Quindi non vedo tanto utilizzo, a parte appunto ovviamente l'udito e la vista, nella comunicazione tradizionale. Diverso è la comunicazione, quella che si può chiamare l'unconventional, quindi comunicazione sul territorio, dove effettivamente si cerca di coinvolgere i propri utenti in maniera più diretta. Quindi pensiamo ad esempio a tutta la comunicazione legata al mondo del cibo, dove ovviamente l'apporto esperienziale del gusto, degli odori, della tatticità, anche di poter fare esperienza diretta, è una parte fondamentale. Quindi direi che l'utilizzo dei sensi è nettamente determinato dalla possibilità di poterli usare. Ovviamente se siamo spettatori passivi di un passaggio televisivo, per forza non abbiamo la possibilità di esercitare tutti i nostri sensi. E, diciamo, da ormai anni, da 10 anni a questa parte, tutta la comunicazione, buona parte della comunicazione, la comunicazione pubblicitaria, si è spostata radicalmente dalla comunicazione tradizionale all'utilizzo della comunicazione digitale in tutte le loro forme. L'ultima, chiamiamola rivoluzione, è il fatto di comunque di trasferirsi da un utilizzo desktop a un utilizzo mobile. Nella progettazione stessa di oggetti di comunicazione digitale, ormai bisogna cominciare a progettare pensando a un utilizzo mobile, visto che appunto la fruizione stessa si è spostata principalmente e si sta spostando sempre di più verso l'utilizzo dai tablet agli smartphone. Quindi questo è un parametro assolutamente fondamentale nella progettazione della comunicazione che dobbiamo, non dico del futuro, ma che bisogna già fare adesso. Ovviamente chiamiamole nuove generazioni sono quelle che nascono, che sono nate già con l'utilizzo dell'insito, delle nuove tecnologie e su cui diciamo, si cerca di combattere la voglia di conquistarli, anche se poi i responsabili di acquisto non sono esattamente i più giovani, ma sono delle generazioni un pochino più avanti con gli anni e quindi magari meno avvezzo, meno sensibile a questo genere di comunicazione.